Buongiorno a tutti, siamo qui oggi nell'azienda Grazioli Remac per presentare il nostro damper 8,50 4 assi. Introduco il mio collega dottor Jacopo Grazioli che si occupa della parte tecnica e del marketing aziendale. Buongiorno a tutti, sono Jacopo Grazioli della ditta Grazioli Remac Macchine Agricole. Alla mia destra c'è Renato Pellegrini che fa parte della rete commerciale italiana. Alla mia sinistra Giuseppe Lavalle, responsabile della rete commerciale estera, e Gianluca Cornale, proprietario della macchina. Faccio parte della quarta generazione della ditta Grazioli Remac, iniziata con mio bisnonno Spartaco, a seguire mio nonno Clearco, presidente onorario, mia zia Maura, amministratore delegato, mio zio Ilario, gestione della produzione, e mio papà Silvio, gestione delle vendite. Chiamo Gianluca Cornale, che presenterà la sua azienda. Buongiorno, sono Gianluca Cornale, faccio parte della ditta Cornale Lavorazione Agricola e Conto Terzi. L'azienda è nata nel 1983, che la ditta è composta da mio papà Luciano, mio zio Valerio e mio cugino Emilio. Noi ci occupiamo soprattutto di contoterzismo, lavorazione dei terreni, semina, raccolta con 3 metri trebbie, 4 trince e circa 25 trattori. Gianluca, posso chiedere un'affermazione? Mi sembra aver capito dal numero di trince che avete disponibile, al numero delle mettitrebbie, insomma dal vostro parco macchine, potete usufruire di circa 7.000 cavalli vapore, è così? Sì, facendo il calcolo siamo lì. Siamo su quei numeri lì. Adesso chiedo a Gianluca di mettere in moto il trattore e ci spostiamo verso il campo dove presenteremo il dumper. Abbiamo raggiunto il campo di lavoro, abbiamo seguito Gianluca, il quale ci ha portato su un appezzamento di terreno che prossimamente sarà arato e seminato. A questo punto io e il dottor Jacopo vi presenteremo le caratteristiche tecniche del damper BS440 Domex 850 della ditta Grazioli. La prima caratteristica tecnica di cui vogliamo parlarvi sono gli assali, in quanto sono la parte portante di tutto il carro. Assali industriali sono gli assali che troviamo montati su questo damper. Sono assali con 10 colonnette che vanno a ricevere in particolare queste gomme che sono 560/60 R22,5. Sul damper comunque si possono montare anche gomme a bassa pressione maggiorate 600 e addirittura 710. La tipologia di questi assali monta dei ferrodi frenanti rivettati, i quali garantiscono una frenata sicura e moderata allo stesso modo. Il tutto perché è gestito da un correttore di frenata, il quale appunto modula quello che è la frenata a macchina carica e a macchina scarica. Il correttore di sterzata è un accessorio che la ditta Cornale ha voluto nell'allestimento del suo carro. Questo accessorio dà la possibilità all'operatore di rendere gli autosterzanti dolci o rigidi. È possibile farlo variando la pressione del circuito tramite l'apposita valvola montata qui nella parte anteriore del carro. Il damper BS440/4 8,50 ha una lunghezza nel cassone nella parte bassa di 8,5 metri, che arriva a 9 metri nella parte alta grazie all'inclinazione anteriore del cassone. Abbiamo un'altezza del cassone di 1,70 m che arriva a 2,30 m grazie alla soprasponda da 60 cm. Questo permette di arrivare ad un volume totale di 45 metri cubi. Il dumper BS440/4 è dotato di sospensioni idrauliche indipendenti, formate da 8 cilindri tuffanti, 4 al lato destro e 4 sul lato sinistro, gestite da 2 accumulatori di azoto precaricati. È possibile gestire la pressione in modo da indurire o ammorbidire la durezza della sospensione. Questo dumper è dotato di sterzata incomandata in retromarcia grazie a dei cilindri posti sugli assali sterzanti ideati e progettati dalla Grazioli Remac. L'operatore dal trattore dà olio al distributore e può decidere di far sterzare le ruote a destra o a sinistra a suo piacimento. Nella parte posteriore del telaio troviamo questi due martinetti che servono per mettere in sicurezza il damper nella fase di scarico. Infatti si appoggiano alla trave mentre il cassone si sta alzando e stabilizzano la macchina, viste le grandi dimensioni del dumper. Tutte le macchine della Grazioli Remac
possono essere dotate di kit 4.0 che permette di accedere a degli sgravi fiscali fino al 50%. Sui damper vengono montate delle celle di carico su ogni asse che permettono di misurare il peso presente all'interno del cassone. Questo dato viene mandato alla centralina dotata di un modem connesso a internet e il dato viene inviato al computer del cliente. Vi spieghiamo ora le forme geometriche del cassone e per questo chiedo l'aiuto del signor Giuseppe. Dumper, o meglio damper, viene dal verbo to dump, che significa letteralmente scaricare senza farsi troppi riguardi. Damper in questo caso sarebbe meglio utilizzare la parola damper trailer, cioè ribaltabile, che vuol dire letteralmente scaricare senza porsi troppi problemi. Quindi Renato, per capirci, significa letteralmente buttare giù. Infatti i progettisti hanno preso alla lettera questa parola, buttare giù. E cosa hanno fatto? Hanno creato delle forme interne particolari proprio per facilitare l'uscita dei prodotti, soprattutto quelli che hanno dei coefficienti di attrito molto elevati e tendono ad aderire al cassone. Per facilitare appunto questa uscita, i progettisti hanno creato queste due raggiature, sinistra e destra, che collegano la parte verticale del cassone alla parte orizzontale, che facilita appunto l'uscita dei prodotti. Una caratteristica costruttiva importante, consolidata, dei damper Grazioli sono i due cilindri che sollevano il cassone alloggiati all'interno del telaio. Questo sistema costruttivo offre importanti vantaggi tecnici e pratici rispetto ad un'eventuale scelta di sollevare il cassone tramite un monocilindro posto sulla testata anteriore del damper. Ed in particolare, anteriormente aumenta il volume del cassone di circa 2 metri cubi. Questo perché si recupera lo spazio che sarebbe occupato dal monocilindro anteriore. Lo spazio recuperato anteriormente permette di ridurre di circa mezzo metro lo sbalzo posteriore del cassone rispetto all'ultimo assale, ottimizzando così la stabilità di utilizzo del cantiere trattore damper, soprattutto durante la fase di scarico, quando il cassone si trova alla sua massima altezza di circa 10 metri. Inoltre, il peso dei due cilindri posti in senso longitudinale all'interno del telaio risulta uniformemente distribuito su tutta la struttura portante del carro, a differenza di un peso più concentrato sulla campana di traino del trattore qualora il monocilindro fosse posizionato solo anteriormente. Il telaio portante del damper è costruito con laminati a caldo. Questa laminazione fa sì che le fibre interne siano distese e assorbono egregiamente quelle che sono i carichi torsionali a cui è soggetto il mezzo quando si trasferisce negli sterrati in campagna a pieno carico. Il BS440-4 è Mother Regulation, infatti ha una portata di 100 quintali per asse più 40 quintali sul gancio di traino. Il trattore della ditta Cornale è stato allestito con un ricevitore K80 che permette di far agganciare il nostro gancio di traino. Per sostenere il cassone nella fase di ribaltamento, la ditta Grazioli ha utilizzato questa trave posteriore trasversale, dove ai suoi estremi sono state montate queste due sfere industriali. Danno al cassone, quando è al massimo della sua altezza di scarico, un'elevata stabilità. La ditta Grazioli ringrazia l'azienda Lavorazioni Agricole Cornale, qui rappresentata da Gianluca Cornale, per aver acquistato il Dumper BS440-4. Ringrazio anche tutti i dipendenti che collaborano tutti i giorni per la creazione di queste macchine e ringrazio Giuseppe Lavalle, commerciale estero, e Renato Pellegrini della rete commerciale italiana. Ringrazio tutte le persone che guarderanno questo video sui social, in particolare sulle pagine della Grazioli Remac, di Renato Pellegrini e della ditta Cornale.